io sto scappando al mondo di lava, non puoi farmi nulla. A parte che hai distrutto la mia povera casettina. Guarda, ti regalo questo structure block. Minecraft, ma guardate cosa succede, ragazzi. Siamo sospesi nell'aria con la bedrock e ogni 2 secondi otteniamo un oggetto o un blocco. E ragazzi, tra esattamente 4 minuti si attiverà la lava. Saluto Irene, K e Aurora. Scrivete nei commenti hashtag Minecraftita per essere stato il mio video. Iscrivetevi al canale col tastiero rosso qua sotto, attivate la campanella su tutte quante le notifiche e superiamo i 4.000 mi piace per una nuova sfida sulla skyblock di Minecraft. E questo cosa vuol dire? Che la nostra skyblock è in pericolo, perché dovremmo cercare un modo per far sì che costruiamo una casa skyblock che sia protetta dalla lava. E non credo che questa lana... No, ragazzi, non va bene. Minecraft ci stanno soltanto cose sbagliate. Mi ha appena dato una wool che prenderà sicuramente fuoco, una concrete che non serve a nulla, però mi ha dato un letto. Quindi questo letto qua potrebbe servirci. Io comunque mi allargo il più possibile, perché qua noi abbiamo soltanto 4 minuti, ragazzi. Avete capito molto bene. 4 minuti e mi ha dato ancora la lana. Cioè, mi sta prendendo in giro Minecraft, scusatemi. Come la lava e la lana. Lana e lava sono uguali. Siamo in una situazione molto pericolosa. Vi spiego, ragazzi, semplicemente perché. Perché questi oggetti qui prendono fuoco. E dopo che prendono fuoco cosa facciamo? Rimaniamo così, sopra il blocco di bedrock? No, perché poi arriva la lava, ragazzi, è pericolosissima come cosa. Allora, blocco di mushroom, poi il blocco di quarzo, la scala in questo modo. Allora, cerchiamo di allargarci e cercare di fare più o meno un 5x5 nel caso proprio riuscissimo a farlo. No, il legno no. Ragazzi, il legno no. E non mi serve il blocco di legno. È pericolosissimo perché il legno prende fuoco. Come ovviamente la lava. Ancora sbagliato la lana. Allora, con calma, Marco. Con calma. Perché poi quando vado nel panico è un casino. Allora, facciamo così. Piazziamo il letto qua. Ciao, letto giallo. Sei bellissimo, ma siamo in una situazione molto di pericolo. Allora, dove ci siamo allargati? Mi allargo di qua. Perfetto, secondo me di qua ci stiamo allargando più che bene. Qua non mi sta dando nulla il Chorus. Ok che devo fare una casa, però il Greenstone non è che mi serva più di tanto. Sì, un uovo dell'orso polare. Buon viaggio, orso polare. Ragazzi, un altro letto. No, si può piazzare il letto. Vabbè, è uscito. Io come faccio a sopravvivere in 4 minuti, ragazzi, qua? Come? Qualcuno me lo vuole spiegare? Perché magari sbaglio io tecnica e mi ha dato un altro pezzo di legno. Cioè, nella sfida con Sefere, quando chiedo il legno non me lo dà. Ora me lo sta dando. Va bene, Minecraft, non sei per nulla simpatico. Allora, vediamo. Qua ci ha dato anche uno scaffold, che anche questo è un oggetto un po'... che non ci serve in questo momento. Cioè, non vorrei essere cattivo con lo scaffold, però sei inutile. Ok, un pezzo d'armatura. La TNT non possiamo... anzi, la lanciamo via ora, perché se la piazziamo qua in giro esplode. Mi rimane veramente soltanto la bedrock. E non va affatto bene. Allora, però... facciamo così. Qua ci facciamo una crafting table. La piazziamo, per esempio, qua, in questo modo. E ci facciamo una porta appena abbiamo un altro po' di legno. Ok, poi abbiamo uno shulker, ce lo mettiamo qua. Così riusciamo a mettere via più o meno robe inutili. Ok, e qua ci ha dato anche il... come si chiamava? Il notebook, questo qua, se non sbaglio. Ok, la terracotta è molto utile. Va bene, ci siamo quasi... la bedrock, un altro pezzo di bedrock. Ci stiamo per allargare nel giusto, ragazzi. Perché guardate, piano piano siamo più o meno messi bene. Ragazzi, il problema è che tra pochissimi secondi si attiverà la lava. No, ragazzi, guardate cosa succede. Ok. Ok, perdo tempo. No, ragazzi, continua a cadere verso il basso. Ecco, questo era il mio timore. Vabbè, così perdiamo tempo. Game mode creative. Scusatemi, ragazzi, vado un attimo in creative. Non ci posso fare nulla. Allora, stiamo attenti a quello che abbiamo. Abbiamo veramente tanti blocchi, ragazzi, ora per allargarci, Quindi abbiamo lo slab. Siamo molto... No, il legno no, ho sbagliato, ragazzi. Vabbè, allora, facciamo così. Siamo più o meno larghi il giusto? No, dobbiamo allargarci qua, allargarci qua. Allora, sono caduto ancora verso il basso. Tra un po' dovrebbe uscire anche la lava. Mi ha laggato tutto, aiuto. Aiuto, sto prendendo danno come? Fell out of the world. La lava è sotto di noi, ve l'ho detto, ragazzi, che la lava era sotto di noi. Allora, con calma, alziamo qua. E adesso ci dobbiamo proteggere, basta. Qua c'è da costruire più oggetti possibili per proteggere la nostra povera casetta. Allora, qua c'è dell'altro legno, non va bene. Il legno, non va bene. Il legno, ragazzi, non va affatto bene. Allora, mi serve questo. In alto, ragazzi, c'è la barra che ci fa vedere ogni quanto salgono i blocchi di lava. Ed è risalito. Ok, paurissima. Allora, altro legno. Devo buttare via tutte le cose più inutili che abbiamo, perché sennò non riesco.
riesco a caricare altri blocchi. Questo command block è molto utile, ragazzi. Non posso piazzarlo perché non siamo in creativa. Allora, via, piazziamo qua. Vediamo cos'altro abbiamo. Queste cose sono tutte quante inutili. Anche il tridente, buttiamolo via. No, lo slab mi serviva. Niente, ragazzi, io non posso costruire con gli structure block queste cose. Una porta di birch. Aiuto. Ok, questa scala qua potrà esserci utile. Aia, la lava sta arrivando. Aiuto, ragazzi, io come sopravvivo qua dentro. La testa di scheletro. Sì, allora, guardate, questa è la testa di scheletro di The Mark. Tra un po' di tempo ne piazziamo una qua e una qua, così stiamo sicuri che sono io. Allora, però non c'è molto da ridere. Mettiamo questi piedini di diamante e piazziamo anche questo corallo, così. Allora, la lava sta risalendo? Sta per risalire ancora. Allora, altro pezzo di birch. Qua mettiamo un po' di queste cose. Ragazzi, sono un po' nell'ansia perché non mi stanno arrivando più blocchi. Aiuto. Mi sa che mi tocca veramente salire verso l'alto. Non ci credo, ragazzi, devo per forza farlo. Quindi facciamo così. Eludiamo Minecraft salendo il più possibile. Così, oh, ok, va bene. Allora, così siamo un po' più tranquilli. Cos'ho che ho qua? La powder di concrete, l'orange concrete. Queste robe qua ci posso fare soltanto altri muri. Perché sono sceso? Perché sono stupido, voi direte. Un pochino. No, altra lava sta salendo. Qua, un altro po' di mossy stone brick. Cioè, questo legno qua potevo usarlo come tetto, però non ci avrebbe protetto. Il protetto. Vabbè, queste battute qua sono bruttissime. Altra concrete. Altra concrete qua. Possiamo fare un tetto già in questo modo? Non so quanto tempo abbiamo, ragazzi. Il problema è che sta passando tutto quanto molto in fretta. Un altro shulker qua in questo modo. Un altro pezzo qua. Oh, sta risalendo ancora. Quanto manca alla risalita? Un po' di blocchi li abbiamo. Ok, però non facciamo in tempo a farci delle mura di protezione. Usiamo il legno. Più o meno. Ve l'ho detto, ragazzi. Io faccio delle sfide alcune volte che sono troppo difficili per me. E guardate Minecraft. Qualcosa sta prendendo fuoco. Lo sento che brucia. Aiuto. Ah, era questo blocco qua sotto. No. No, ragazzi, aiuto. Allora, cosa possiamo usare? Ma quanta legna mi sta dando Minecraft, onestamente. Allora, è risalita ancora. Aiuto, sta prendendo fuoco qualcosa. Potrà inglobarci prima o poi questo mondo di lava. Ok, un melone. Un melone, ragazzi. Allora, noi abbiamo degli oggetti che, allora, dobbiamo costruirci una protezione. Così possiamo rimanere incastrati qua dentro. La lava non ci può fare nulla. Il problema è che avendo fatto delle mura di legna non è molto utile alla nostra causa. Bello, questo slab molto utile. Questa trapdoor potrebbe aiutarci. Così, messa in protezione in questo modo. Un letto. Spero che ci aiuti. Aiuto, la lava dov'è? È qua sotto di noi. Eccola, la vedete voi anche, ragazzi. No, 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 no. La lava, no, no, qua sta prendendo fuoco tutto quanto. No, no, via, 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 via. Ok, il quarzo ci aiuterà. Il problema è che quando ci sorpasserà la lava sarà un disastro. Allora, qua sta prendendo fuoco anche da questo lato. Niente, ragazzi, è molto pericolosa la casa di legno che abbiamo fatto. Altro legno. Minecraft, ma cosa stai combinando? Dobbiamo mettere via tutte quante queste cose, ragazzi. Aia! No, 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 aiuto, 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 no. È impossibile questa sfida. Aiuto, ho un cuore. Non ce l'abbiamo fatta. Non ce la si può fare, ragazzi. Aiuto, no, perché cado? Sono morto. Il danno da caduta? Perché non prendo danno? Non si prende danno in questa sfida? Aiuto. Non si prende danno. Ma com'è possibile questa cosa? Allora, facciamo così. Noi continuiamo a risalire. Va bene? Così, con più blocchi abbiamo meglio. Aia. Qua la mia povera casetta è stata inglobata dalla lava. Ok, risaliamo. Ma come sto facendo a prendere danno? Con questo. Ok, allora, se abbiamo altri blocchi che non sono di legna, meglio. Ma perché ho fatto questa sfida? È troppo difficile, ragazzi. Allora qua, altro po' di blocchi, di brick. I common block non possiamo piazzarli. Ah, io sto scappando a un mondo di lava, Non puoi farmi nulla. A parte che hai distrutto la mia povera casettina. Guarda, ti regalo questo structure block. Altra scala. Ragazzi, più saliamo, più c'è la possibilità che sopravviviamo. Però diciamo che la nostra missione di costruire una casa che fosse super resistente alla lava non ce l'abbiamo fatta, perché purtroppo Minecraft ci ha dato troppa legna. Cioè, quante volte è successo che Minecraft ci ha dato tutta questa legna? Mai, mai, ragazzi, ve lo dico io, mai. Perché ogni volta che facevo queste sfide con 6 fere era l'unica cosa che non mi dava Minecraft, la legna. Una spugna,
Questo è utile. Guardate la mia povera casettina. È rimasto soltanto il tetto. Vabbè, ragazzi, io spero che questo video qua di Minecraft vi sia piaciuto. Purtroppo la lava in questo episodio qui ha vinto. Mi raccomando di lasciare un bel piace, un bel commento, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a scegliere uno dei video qua davanti per rimanere sul mio canale. E noi ci vediamo nel prossimo video. Superiamo i 4.000 mi piace. Da Marco è tutto. Scegliete uno dei video qua davanti. Mi raccomando. Ciao ciao.